primo che voglio mostrarvi è questo qui. The Rocky Horror Show. Rocky Horror, sì, The Rocky Horror Show, che vabbè, che poi c'era The Rocky Horror Picture Show, poi quando è diventato film. Questo qui è una versione dell'opera teatrale, musical. Sì. Quindi è una versione un po' diversa rispetto a quella che tutti noi conosciamo, però grazie a questo The Rocky Horror Picture Show ho imparato un po' l'inglese e trovo che siano canzoni eccezionali, non c'entrano niente con lo ska, però c'è di tutto qua dentro, c'è dalla ballad al rock and roll, insomma, mi piace tantissimo, è da tantissimo anche che non l'ascolto. Quindi no, not only rock and roll, insomma. Not only rock and roll. E poi beh, questa versione qui appunto è bello perché The Original Roxy Cast, no, insomma, mi piace molto. Mi piace, Ti ricordi l'anno in cui l'hai ascoltato per la prima volta? sì, allora, Rocky Horror Picture Show, ho cominciato ad ascoltarlo, che avevo avuto 14. 13 anni forse, 13 anni, quindi era l'82, l'83, Quando sono nato io, praticamente, 83. l'84. Praticamente sì. E, ma, ed era quando c'erano le cassette, appunto, niente, passavi le giornate ad ascoltare, cioè quando ti almeno quando io mi intrippavo su una cosa, lo ascoltavo per mesi, cioè nel senso proprio, anzi mi ricordo di una cosa, da qualche parte ce l'ho ancora. Mi ero reso conto che dicevo, sono 2 mesi che ascolto solo questo. Poi dopo passavo a qualcos'altro e lo ascoltavo per un mese o per 2 settimane continuamente. A un certo punto ho detto, adesso mi prendo un foglio, una biro, e mi scrivo tutte le cose che ascolto nel periodo. Cioè così. Quindi da qualche parte devo avere questo foglio ingiallito dove ci sono tutti gli ascolti che facevo, che ho fatto in un paio di anni, no? E quindi non so, Cavolo. c'era Whitney Bianco, c'era un po' di tutto, anche il rock and roll. Che spettacolo sarebbe ritrovare quel foglio. Sì, ma da qualche parte c'è, da qualche parte c'è, sì. Ah, ti credo. Beh, comunque, io ricordo invece a proposito di CD, anche io ho vissuto un po' le musicassette, tra l'altro era sempre un po' problematico, no? Il cambio traccia, nel senso che beccare l'inizio preciso di una traccia era un po'. Sì, esatto, dovevi fare. Poi mi ricordo che le copiavo anche, comunque c'era il doppio lettore, no? Il masterizzatore delle cassette, insomma, non mi ricordo come si chiama. Però ricordo anche invece che avevo un lettore CD da tre piastre e per una roba molto easy, però io per un anno, tipo, quei tre CD due rimanevano sempre gli stessi, standard. E uno lo cambiavo ogni tanto e giravano due CD diversi, quindi io tipo per un anno mi sono ascoltato quattro CD. No, ma quando perché ti piace. Tra l'altro è una Madonna. cosa che mi manca molto, che io adesso non ascolto più tanto la musica perché non, cioè, l'ascolto dalla radio oppure mi cerco delle compilation su YouTube, così e vado. Però mi manca un po' quella cosa lì che metti il disco, fai le tue cose e sogni. Vabbè, è una roba anche un po' di un'età che è finita, però. Ma, sai, col ritorno del vinile, secondo me c'entra anche un po' quello. E siccome il vinile è tornato sì per quelli, diciamo, della mia età, della tua età, così anche quelli più vecchi, eccetera, però è tornato anche per i più giovani, per certi Sì, versi. è vero. Però non ho la piastra io, cavolo. Vabbè. Lo vedevo dai capelli, guarda. La piastra. A parte quella, poi per me, diciamo, il piatto per vedere. E, allora, Scherzo, ovviamente. mi viene in mente anche questo, che noi quest'anno però faremo uscire Cheope in vinile. Ecco, questo me l'ho dimenticato. In Madonna. versione, in edizione limitata, cioè non tante copie, ma qualcosa a fare. Beh. Questa mi sa che allora sarà una buona scusa per cominciare seriamente la mia collezione di vinili, che è già in parte iniziata, Ah, ecco, insomma. sì. Sì, no, ma ne ho anche degli altri. Tra l'altro, io smercio pure vinili, quindi Ah, un insomma, pusher di vinile. sì, mi do da fare, insomma. Meglio di vinili che di altro, dai. Ok, dai, passiamo al secondo disco, non necessariamente in ordine. Eccolo qua. Ah, beh, London Calling the Clash. Sì, Wow. È perché comunque è perfetto. veramente bellissimo, è bellissimo, c'è un sacco di energia e un sacco di bellissime canzoni.
E se dovessi sceglierne una, diciamo, meno famosa, quindi non la London Calling di turno, a me piace, è sempre piaciuto tantissimo Ronan Boyle, che tra l'altro sì, Ronan Boyle mi piace un casino, ma anche Lost in the Supermarket, sto leggendo un po' di cose. Lost in the Supermarket, na, 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 na. Sì, mi piace molto, ce l'ho credo tutti quelli dei Clash. Voglio ricordare a tutti quanti che London Calling ha dentro due vinili, cioè ci sono quindi quattro lati. Un disco con quattro lati, esatto, cioè con due dischi. E niente, quindi mi piace perché anche questo qui significa tanto e i Clash, poi tra l'altro io una volta ho incontrato, stavo camminando a Milano e si è fermato un taxi davanti a me ed è uscito Joe Strummer. Ma stai scherzando? No, okay, allora sono andato giù e gli ho detto, hey Joe! E lui fa, hi, come on, cioè mi ha detto, vieni qua. Io non sapevo che cazzo dire, cosa vuoi dire a Joe Strummer? Sono rimasto lì qualche secondo e ho detto congratulations, thank you. Poi credo che entrassi in una radio, ma per caso l'ho beccato. Mamma mia, che spettacolo. Quindi sicuramente lui è morto nel 99? Non me lo ricordo. Comunque poi l'ho visto dal vivo, comunque negli anni 80 l'avevo visto, non c'erano già più i Clash, però era venuto a suonare a Milano in Piazza del Duomo. Oh, bello, mamma mia ragazzi, sì, un po' ti ancora la cresta, per dire, cioè una figata, un po' ti smascella vedere Joe Strummer una volta nella vita, comunque sì, ma poi comunque non, nel senso, è un, non è che l'ho mai visto come un idolo, come l'idolo, per me i idoli Andrea Pazienza e personaggi che non ci sono più, ma non per forza musicali, ecco. Okay. Però comunque capito, Ma aspetta, approfondisci sta cosa dei veri idoli, cioè Andrea Pazienza e? Per me tipo Andrea Pazienza è una delle persone che veramente se l'avessi incontrato mi sarei esaltato, come a vedere quasi un dio in terra. E c'è qualcun altro oltre a lui? No, credo di no. Credo di no, come lui no. Sì, perché ci... se non lo sapesse, è un signor fumettista, ma più di più, è un vero artista, pittore, poeta, morto a 32-33 anni nel 1988. Sì, esatto. E sì, perché effettivamente te lo chiedevo perché mi incuriosisce sempre, perché anche io ho dei personaggi che sono quelli che potrei farci la figura alla Joe Strummer, cioè nel senso che ti ritrovi davanti e dici ma non lo dovevo conoscere in realtà nella mia vita il mio idolo, hai capito? Perché cosa gli dico? È troppo vero, cioè ormai l'ho come idealizzato in qualche modo. E uno lo idealizza, esatto. Comunque... anche se non avevo idealizzato Joe Strummer, comunque ero talmente stupito di trovarmi di fronte comunque a un mito che infatti non ho saputo cosa certo cosa guarda, l'unico che avevo idealizzato, che poi ho conosciuto, che non mi ha deluso, sei tu, Dava. Ah, ecco. Sono ancora vivo, tra l'altro. E vegeto, direi. Però vegeto, vivo ma vegeto. Ma il che, no, di questi tempi potrebbe essere anche malinterpretato, speriamo di no. E allora direi che siamo giunti al tuo ultimo disco della Top 3. Attenzione. Ed eccolo lì, gli Specials. Quel disco lì, Questo qua è The Specials, omonimo, che è il loro primo, quindi con dentro Message to You, Do the Dog, Nightclub, Monkey Man, cazzo, un sacco di capolavori, eccetera. Tra l'altro tutte le canzoni sono state prodotte dal signor Elvis Costello, che era il produttore degli Specials, cioè per dire. Comunque questa foto qua mi ha sempre fatto impazzire, mi piace un casino, che è così qui e dietro, credo la stessa posizione ma vista dall'alto, ed è veramente qualcosa di, secondo me è un disco eccezionale. Sì, ed sì, è sì. Special. Poi hanno fatto special, More Specials, pure bellissimo ma un po' più difficile. Questo qua è proprio immediato,
Certo, ma secondo me, sai, ne parlavamo nell'intervista, no? Anche degli specials, e tu hai detto che li preferisci per questioni di millimetri, diciamo, i Madness, anche per il loro modo comunque di dire cose comunque importanti, no? E secondo me è quello che manca un pochino oggi, comunque, al di là della politica, perché poi lì in realtà più che di politica si parla proprio di diritti, no? Cioè il discorso del razzismo, l'antirazzismo, piuttosto che cose, diciamo, comunque pregnanti, è il fatto che spesso anche i gruppi, gli artisti nuovi, diciamo così, non parlano tanto di queste cose, cioè non prendono posizione. Forse non prendono posizione, artisti nuovi, quindi... Beh, forse mi viene in mente... Forse perché è rischioso? Ma non lo so, com'è che adesso non mi viene in mente una star trap italiana che aveva fatto un pezzo invece... Peso. Gali. Lui l'ha fatto un pezzo su questo tema qua, però sì, perché si vede che, ma infatti anche quello è un po' un peccato, anche perché mi sembra di capire che le canzoni, cioè adesso l'argomento sia il quartiere, la figa, la droga, adesso non tutti così, ci manca, non è che sono tutti, no. Sfera e basta, però un po' tutto lanciato su questo gangsterismo No, però per dire, a me piace tantissimo ad esempio Salmo, gli ultimi due dischi di Salmo secondo me sono veramente eccezionali, però lui è in grado di dire anche delle cose in una maniera piuttosto tosta, diciamo così, perché poi viene comunque per certi versi anche dai Rage Against the Machine, da un certo modo di vedere la musica, no? Un po' più pregnante. Mi hanno detto che i suoi concerti sono molto metal, cioè suonati veramente. Esattamente, esattamente. Però appunto quello che anche nel momento in cui alcuni artisti magari qualcosina lo dicono, quello che non esce è un po' quella forza eversiva invece che io ho sempre vissuto invece con il rock in generale. Il rock inteso, come dicevamo prima, anche come può essere anche lo ska, appunto il rock, possono essere gli specials, ad esempio. E quello che manca spesso oggi è questo. A me manca, a me personalmente. Sì, comunque non si può, cioè nel senso non si può imporre, va così, insomma, questo va così e quindi... E quindi ti ascolti London Calling dei Clash, gli Specials, che direi che sono due dischi che comunque queste cose le hanno. Sì, esatto, ma infatti adesso mi rivolgo a qualche giudicello che non conosce questo genere e che... si è trovato per caso quindi a vedere questa intervista, andare su Spotify, ascoltarsi magari questi nomi che abbiamo detto, perché secondo me non possono non piacere, cioè dal Rocky Horror agli Specials sono delle cose che... Senza tempo. Ok, allora troverete anche in descrizione comunque gli album che ha segnalato Dava, quindi se li volete acquistare, se li volete acquistare, è una roba strana, però ascoltare quantomeno sarà possibile. Dava, io ti ringrazio per il tuo tempo e per questa bellissima top 3. Oh yeah, ma grazie. Prego, prego. Meritato, e anche perché mi trovo veramente molto, molto in linea, quindi complimenti. Grazie. Mi viene da dire anche l'ultima cosa, scusa, che è vero, sono cose millimetriche, Specials o Madness, e poi devo dire, perché noi come Valanzasca in verità siamo un po' più madnessiani, perché i Madness avevano quella roba un po' di follia così che ci è sempre piaciuta, però poi dal punto di vista personale in questo periodo della mia vita Specials. Ok, affare fatto, comunque si capiva che era una cosa proprio di millimetrica, l'amore, diciamo il cuore è diviso comunque fra Madness e Specials e ovviamente Valanzasca.